Iniziamo con la pagliacciata solita. Sì, ma ci sta portando verso i playoff. Allora, well, the first thing I want to say hello to my friend that live in London. Marco, we won. Allora, una partita che il Gualdo ha visto il Gualdo andare sotto di un gol dopo un quarto d'ora, sembrava tutto difficile perché lo Spoleto ha iniziato veramente bene e poi in tre minuti si è capovolto tutto, è cambiata completamente la partita. Cosa è cambiato invece nella squadra in quel frangente? Ma indubbiamente loro hanno avuto un avvio che poi doveva essere il nostro, cioè fatto di grande aggressività, di buon palleggio, di volontà, di entusiasmo. Loro hanno messo subito nella partita queste caratteristiche, invece noi siamo partiti molto timorosi, però probabilmente il gol loro ci ha scosso, abbiamo trovato una reazione secondo me veemente, siamo diventati molto aggressivi sul portatore di palla, molto bravi ad accorciare sempre gli spazi, a tenere la squadra molto corta, con un vento molto fastidioso. Oggi era difficile uscire fuori in palleggio, quindi se eri molto aggressivo e anche molto alto potevi ottenere sicuramente dei buoni risultati, e così è stato. Penso che la seconda parte del primo tempo siamo stati bravissimi a far girare la partita da parte nostra, e nel secondo tempo siamo stati altrettanto bravi a gestirla, non rischiando praticamente nulla, avendo un momento di difficoltà nella parte centrale del secondo tempo in cui lo Spoleto ha ricominciato a spingere, complice anche un po' di stanchezza. La partita diceva che ogni volta che noi abbassavamo i ritmi sicuramente le loro qualità potevano venire fuori. Siamo stati bravi ad arginarli in quei momenti e poi, trovando il terzo gol, abbiamo chiuso la gara. Ecco, si poteva pensare che magari lo Spoleto avesse la testa rivolta a mercoledì. Beruatto ha smentito categoricamente questo, perché ha detto testualmente arrivare a una partita importante come quella con una sconfitta può pesare, quindi non c'è stata assolutamente arrendevolezza, ma ha parlato soltanto di una prestazione sottotono decisamente dei suoi, e ovviamente anche di una buona prestazione del Gualdo. Ma io ero convinto che questa squadra, cioè lo Spoleto, non affrontasse l'impegno con superficialità, di questo non avevo dubbi, e in settimana ero stato categorico nell'insistere su questo punto con i miei ragazzi, assolutamente. Tant'è che poi molto spesso, quando magari riposa qualche giocatore, quelli che giocano di meno, che fra l'altro, se vogliamo dirla tutta, nelle file dello Spoleto ci sono giocatori che non giocano, che sono, se non di pari livello, poco sotto al livello di quelli che giocano, e addirittura potevano avere anche molte più motivazioni. Quindi per noi era assolutamente importante non abbassare la guardia, non pensare che poteva diventare una partita facile. E quindi un grande applauso ai ragazzi, oggi sono stati fantastici, perché andare sotto contro uno Spoleto così, reagire, arginare bene poi il ritorno della Voluntas, sintomo di una squadra coesa, compatta, che sa quello che vuole e che ha anche delle grosse qualità negli individui. Ecco, una formazione un po' rimaneggiata, anche inedita, quella che ha presentato quest'oggi. Ci sembra un po' un 4-2-3-1 inizialmente, con Bellucci punta centrale, insomma un esperimento che ripeterai. Il fatto che Ramazzotti poi quest'oggi non ha giocato, Grandoni partito dalla panchina, insomma c'è stata una rivoluzione sia tattica che anche di uomini, no? in questo frangente. Ma come ci siamo detti anche nell'ultima partita, noi adesso abbiamo la possibilità di poter scegliere nell'organico chi gioca deve far bene, perché chi non gioca meriterebbe di giocare. Mi riferisco a Federico Grandoni, mi riferisco a Riccardo Ramazzotti, mi riferisco a Massimiliano Carletti. Il sintomo che il gruppo è eccezionale, il fatto che due giocatori del calibro di Riccardo e di Massimiliano si siedono in panchina e hanno una disponibilità enorme, capiscono la situazione. Io in questo momento sto cercando di mandare in campo, in questo momento della stagione in cui le partite si sono sommate, sto cercando di mandare in campo le persone che sono più fresche dal punto di vista atletico, che hanno anche molte motivazioni. Sapevo della possibilità che Matteo Ramacci facesse una prestazione di questo tipo, sono contento perché ha trovato anche il gol. Per noi è tutta linfa buona che arriva a questa squadra. Riccardo, Massimiliano, Federico, che sono quelli che hanno giocato di più e hanno dato tantissimo per questa squadra quest'anno, avranno sicuramente ancora da qui alla fine la possibilità di dare un grossissimo contributo. Se noi riusciamo a comprendere questo, come fino a questo momento hanno dimostrato i ragazzi, veramente in quest'ultimo scorcio di stagione possiamo divertirci. Ecco, proprio parliamo di questo, perché il Gualdo è arrivato a quota 41, non c'è la matematica ancora a sancire insomma una salvezza, però insomma diciamo che è stata costruita per larga parte, no? questa permanenza. Ora mancano 5 giornate, chiaramente i tifosi cominciano a pensare anche a qualcosa, no, di meglio, perché l'appetito viene mangiando.
Ma i tifosi, sento anche allenatori molto più illustri di me che giustamente dicono che i tifosi devono sognare, perché è giusto che sia così e mi auguro che il fatto che loro possano sognare li riporti ancora di più numerosi a seguirci e gli metta quel pepe che è giusto avere nelle tribune. Noi dobbiamo essere lucidi, razionali, capire che ancora non abbiamo centrato il nostro obiettivo, che è la salvezza. Come hai detto tu, ancora ci manca la matematica. Raggiunta quella, di sicuro io, se in tempi speriamo più brevi possibili, di sicuro io non sono un allenatore poi che si accontenta. I ragazzi mi auguro mi seguono in questo. Però in questo momento parlare di playoff o di lottare per i playoff è un pochino, secondo me, ancora completamente fuori luogo. Però ti sottolineo una parola ancora. Mi auguro che i ragazzi continuino a disputare queste prestazioni e fra un paio di partite rifaremo i conti, insomma. Però finché la salvezza non è matematica, noi dobbiamo ancora centrare quell'obiettivo lì, quindi piedi a terra noi, perché giustamente i tifosi possono sognare, ma noi piedi a terra, continuare a lavorare a testa bassa e poi, ripeto, i conti, no? Un vecchio detto dice che i cavalli si vedono alla fine, quindi vedremo poi dove saremo collocati in classifica. Corsi, intanto voglio promettere una cosa, sono qua per il rispetto che ho di te e che fai questo lavoro, di Loci, tutti quelli che fanno questo lavoro, e quindi persone che rispetto e tutto. E quindi mi sembrava giusto anche per il rispetto verso i tifosi, e quindi mi presento, perché la mia volontà era oggi di non, per questioni che non c'entrano, che non ha niente a che fare con l'aspetto giocato, e tengo anche a precisare che non ha niente a che fare con la persona del signor Barberini. Mi tengo, però oggi la mia idea era proprio di non venire, di non dire niente, perché ci sono ancora tante cose in sospeso che tu sai comunque, ecco, però alla fine ho deciso di presentarmi proprio perché ho rispetto di te, di Lazio, le ripeto, e dei tifosi, è giusto che vengo qui a dire qualcosa. Dopo il vantaggio forse pensavamo che era tutto facile, basta pensare che abbiamo preso due gol, ecco, su due ripartenze, su due scorrimenti laterali, quindi noi dobbiamo recitare solo il mea culpa senza andare a attaccarci a altre situazioni, o mancava Tizio, mancava Caio, mancava sempre. Fino a questo momento, in tutte le partite giocate fino adesso, noi avevamo preso 6 gol in tutto e nelle partite esterne. Oggi ne abbiamo presi 3 in una partita sola, e questo mi sembra che la dice lunga sull'atteggiamento che avevamo. I risultati ti danno forza e ti consentono di affrontare meglio gli impegni. Dimmi te se adesso con questi 3 gol presi, psicologicamente come stai? Meglio o peggio di aver fatto un risultato positivo? Io penso sicuramente peggio. Poi lo sai, a me non mi piace mai perdere. Cioè, io in trasferta, la prima sconfitta che facevamo, avevamo un rullino di marcia che diceva 6 vittorie e un pareggio su 7 gare, perché perdere una partita? Ma poi come l'abbiamo perso oggi, ripeto, no? Una partita che si poteva gestire in un modo completamente diverso, però bisogna sapere accettare i risultati del campo. Adesso, se come dici tu, staremo a vedere la risposta che dovremo dare sul campo mercoledì nella partita di Fermo. Ecco, una partita difficilissima, perché chiaramente è una squadra attrezzata, anche se ultimamente sembra stia un po' segnando il passo. Sì, segna il passo, però è una squadra che punta tutto anche loro sulla Coppa, che ha davanti una forza incredibile, e dovremmo essere bravi noi, ripeto, soprattutto a ricaricare le batterie, a recuperare qualche giocatore. Oggi a noi mancava Caporali, perché è stato male, ha avuto un'influenza ieri e l'altro ieri, quindi oggi non era proprio presentabile, aveva la febbre, però non è che chissà quali giocatori avevamo fuori. Calamita, per precauzione, anche lui aveva un leggero affaticamento, e quindi 2 partite in 3 giorni non era possibile presentarlo. Ma al di là di quello, non è che contano i giochi, conta la mentalità con cui giochi, e oggi la nostra era a un livello, chiamiamo così, basso, e perdi, non c'è nulla da fare. Ecco, l'ultima battuta sui tifosi del Guado, che alla fine hanno acclamato il tuo nome, insomma, segno che hai lasciato qualcosa di importante. Ma io ho dato tutto a me stesso e loro hanno ricambiato, io sono contento, e quindi che posso dire? È una storia infinita, questa maglia io e questa gente me la porto dentro. Se dovevamo giocare una partita così sottotono in una trasferta, meglio col Gualdo che con qualsiasi altra squadra.